Chi arriverà primo? 3, 2, 1. Bene ragazzi e bentornati su questo canale. Oggi ragazzi siamo al primo appuntamento con le Fuck You Time. Infatti ieri con se stessi siamo andati in giro per Roma a chiedere alla gente di farci delle domande. Ne abbiamo raccolte 10 e quindi catapultiamoci come le galline sopra il grano in questo video. La prima domanda ce la fa Alcaline o Alcaline, non lo so manco io, e ci chiede: perché avete aperto questo canale? Dunque, la risposta a questa domanda già l'abbiamo data al primo video che abbiamo fatto, però vabbè, lo ripetiamo, giusto magari per le nuove persone che non hanno visto il primo. Dunque, perché abbiamo aperto questo canale? L'idea, appunto, come abbiamo detto, era partita da Sesterzi, che ha contattato me perché già avevo un mio canale, quindi abbiamo deciso di fare questo progetto e diciamo il video che stiamo realizzando più o meno riassumono quello che abbiamo intenzione di fare, quindi fare una serie di video in cui appunto vi parliamo di vari argomenti che vanno appunto da, come avete potuto vedere nell'ultimo video, dal Grande Fratello ai videogiochi. E più in generale abbiamo per esempio ora Fuck You Time, vlog e chi più ne ha più ne metta. La seconda domanda ce la fa Paolo Rizzo, che ci chiede che cosa facciamo nella vita. Ah, bella domanda ragazzi. Che cosa facciamo nella vita dunque? Allora io vabbè studio, sono al quinto liceo scientifico e ma non faccio nient'altro. Riporta sempre loro. Anche io. E faccio un corso privato da operatore sociale. La terza domanda ce la fa RayZ, che ci chiede: meglio l'Xbox One o la PS4? Dunque io già avevo risposto a questa domanda in un Fuck You Time che avevo fatto sul mio canale, però sono ben disposto a rispondere nuovamente. Dunque, meglio l'Xbox One o la PS4? Questa è una bellissima domanda. Perché? Perché se andiamo a guardare la qualità prezzo, secondo me la PS4 è molto meglio, perché costa sicuramente molto meno della One, e a mio parere, sottolineo a mio parere, per quanto riguarda dal punto di vista della grafica dei giochi eccetera, è molto meglio la PS4. Seconda cosa, poi la One non mi piace molto perché per utilizzarla bisogna avere per forza il Kinect. Certo, te lo danno di serie insieme alla One, però io non l'ho comprato per la 360 perché appunto non mi piaceva ed è uno dei motivi per cui non mi comprerò mai la One. Nel caso in cui dovessi scegliere di comprarmi una console new gen, sicuramente sceglierei la PS4. La quarta domanda ce la fa Cobra Fang, che dice: se scherzi, hai mai pensato di farti le treccine sul pizzetto? Io non vi vorrei rispondere a questa domanda, anche perché tempo fa ho visto uno sulla metro che ce n'aveva 3 di treccine sul pizzetto. E quindi... quindi andare in giro così, già il pizzetto è bello lungo, anche se ultimamente me lo sono tagliato. E... no. Quindi no, non te le farà. Dunque, la quinta domanda ce la fa Purash, che chiede: Faros, cosa ne pensi di Ghost Dredd? Dunque, Dredd è stato uno dei primi youtuber che ho seguito mi ha fatto appassionare appunto al mondo di YouTube, ed anche grazie a lui ho deciso di aprire un canale. Mi piacciono molto i video che realizza e anche le idee che ha, e quindi presumo che sia uno dei migliori youtuber italiani. Non voglio azzardare a dire che è uno dei migliori youtuber del mondo, perché se no poi la gente mi uccide. La settima domanda ce la fa Rockstand: avete animali in casa? Vai. Io sì, ho 2 cani, un gatto, mia sorella, ovviamente, e qualche tartaruga, un piccolo canarino e ovviamente anche mia sorella. Quanto amore per le sorelle. Sì. L'ottava domanda ce la fa Ninja Fruit L, che ci chiede: cosa ne pensate di Papa Francesco? Dunque, questa è una domanda abbastanza vaga e soprattutto complicata, perché cosa ne pensate di Papa Francesco? Non lo so, cioè è un papa,
è un gran, cioè, a mio parere è anche un grande va, perché rispetto a già Papa Ratzinger, che era molto padre nostro, che se ne cieli, prete vendicatore, eccetera, questa ovviamente è la mia opinione, non voglio dire accusare, fare accuse, niente, no, secondo me era anche un papa troppo rigido, o meglio, era una persona troppo rigida e troppo vecchia interiormente per fare il papa. Invece Papa Francesco, come molti lo hanno definito, appunto un papa dei giovani, quindi a mio parere è un grande papa che sa fare il papa e soprattutto si accontenta di poco, quindi lo sfarzo della chiesa che prima c'era ora ovviamente non c'è più, e questa a mio parere è una grandissima cosa, perché se la chiesa professa la povertà, poi il papa non può andare in giro con le scarpe, con le cuciture fatte d'oro, con i macchinoni, i vedi altri proiettili che manco l'ago blu dei politici ce l'hanno. E quindi Papa Francesco is rock. La penultima domanda ce la fa Lorenzo X6, che chiede: Faros, cosa ne pensi di FIFA 14 e di Ultimate Team? Qui FIFA 14 la conosciamo tutti quanti, mentre Ultimate Team, per chi non conosce FIFA, e se non la conoscete potete anche veramente spararvi sulla palla sinistra, è una modalità online in cui il giocatore crea una propria squadra comprando giocatori di tutto il mondo, di varie appunto squadre eccetera, e appunto l'obiettivo è arrivare dalla decima divisione alla prima. Ovviamente c'è un tot di punti, un numero di partite nelle quali appunto voi dovete arrivare a un certo numero di punti per passare alla stagione successiva. Se non riuscite ad arrivare a quel tot di punti, o mantenete la divisione oppure retrocedete alla precedente. Dunque, cosa ne penso io di questo gioco? A mio parere l'Electronic Arts è riuscita finalmente a realizzare un gioco di calcio degno del nome di FIFA, che scusate se Stessi mi ha abbandonato per 5 secondi che gli sta squillando il telefono e deve rispondere per forza. Sto dicendo, la modalità di gioco è sicuramente molto più difficile rispetto alle edizioni precedenti, come anche le madonne che tu tiri quando giochi. Io, la domanda ce la fa Anonymous 6, che chiede a se stessi di dare un pugno a Tony Sparrows, e glielo do volentieri. Ah! No, per scherzo, ti voglio bene, ti amo. Dunque ragazzi, anche per oggi il video è finito, spero vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento e ci vediamo alla prossima, bella! Alla prossima!